ha lasciati Alberto Balocco, un amico non soltanto mio personale, ma devo dire un amico di tutta la città di Fossano. Stamattina è sceso proprio un silenzio surreale sulla città, proprio per in segno di lutto sicuramente, ma in segno di vicinanza alla famiglia. Un ragazzo, io considero un ragazzo perché più o meno siamo appunto della stessa età, e ho dei bei ricordi con lui, ne ho tantissimi ricordi. L'ultimo in senso temporale è proprio giovedì, quando sono passato davanti alla bottega Balocco, ho visto che lui stava festeggiando il suo compleanno, gli ho fatto un saluto e mai più pensavo ovviamente a una disgrazia del genere, anche perché disgrazie del genere ne succedono, sono rarissime, e proprio succede ad Alberto Balocco, quello è quasi surreale. Una cosa che posso dire tranquillamente è che comunque anche i dipendenti della Balocco, che fanno parte della famiglia Balocco, devono ovviamente stare tranquilli, continuare il lavoro. La ditta è una ditta sana, negli ultimi anni ha investito circa 100 milioni di euro proprio per insomma creare posti di lavoro, ma soprattutto dare continuità, quindi sia i dipendenti che le famiglie di dipendenti devono stare ovviamente tranquilli. Sicuramente cambierà qualcosa, ma cambierà qualcosa nell'assetto ovviamente organizzativo. Ovviamente da parte di tutta l'amministrazione comunale porgo le condoglianze a tutta la famiglia Balocco. I funerali sono stati decisi lunedì pomeriggio alle 15:30 in Duomo.